Riccione 2, Alfonsine 0. Vince ancora il Riccione, questa volta a spese di un'Alfonsine volonterosa ma troppo nervosa in campo. Le reti biancazzurre tutte nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto noioso. La cronaca, gran tiro di Petrasco al decimo minuto e altrettanto grande parata di Bertozzi. Risponde il Riccione con Caminati al 25esimo con una parata in angolo di Faedi. Nel secondo tempo, prima rete del Riccione al decimo minuto ad opera del solito Tolomeo, che approfitta di una papera di Faedi e mette dentro da pochi passi. Raddoppia la Valeverde al 17esimo per merito questa volta di Lapi, che su calcio d'angolo insacca di testa alle spalle di Faedi. La partita si innervosisce e l'arbitro Migani di Forlì espelle prima Miserocchi e poi Mondardini, facendo terminare in 9 la squadra di Stefano Casadei. Risultato finale quindi Riccione 2, Alfonsine 0. Un primo tempo piuttosto equilibrato, poi forse un arbitro un po' troppo severo. Ma diciamo che un po' come succede in quest'ultimo periodo ci stanno contando gli episodi, perché la partita fino all'episodio del primo gol, che comunque è su un calcio d'angolo, il portiere aveva già la palla nelle mani, quindi spinto, non si sa bene da chi la palla l'abbiamo persa, abbiamo subito il gol, noi avevamo assolutamente fatto molto bene, tenuto il campo in maniera molto ordinata, non soffrendo assolutamente. E solo un episodio di quel genere lì secondo me poteva svoltare la partita. Poi l'arbitro è stato assolutamente troppo, voglio dire, severo nella prima espulsione, assolutamente un'espulsione che la munizione ci stava, ma non fallo assolutamente da punire solo con la munizione, quindi dopo lì l'espulsione, poi dopo un'altra, insomma. Siamo molto contenti, un'altra partita importante, difficile, perché veniva solo a 2 giorni di distanza da una partita difficile col Forlì. E penso che la squadra abbia dimostrato ancora una volta di essere attenta e pronta ad affrontare una partita alla volta, però bene mi sembra. Primo tempo forse non all'altezza del solito Riccione, però una grande ripresa. Sì, diamo una piccola attenuante a tutti, anche loro, insomma, della difficoltà di giocare dopo 3 giorni, non siamo abituati, e quindi alla distanza siamo venuti fuori, sono venute fuori le qualità della squadra e siamo molto contenti.